Buon pomeriggio a tutti, sono Giovanni Gasparini di Cooperativa San Marcanda di Schio. Sono felicissimo di aver sentito tutti questi spunti, nel senso che quello che noi portiamo adesso è un progetto che deve ancora partire e che parte dal territorio dell'Alto Vicentino. Sono felice di sentire questi spunti perché ci fanno capire che quello che abbiamo pensato in questo territorio, che stiamo pensando in questo momento non da soli ma anche con la rete delle politiche giovanili dell'Alto Vicentino e anche in parte con i servizi che gestiamo sul territorio come l'Informa Giovani in accordo chiaramente con il Comune di Schio, ci fa capire della bontà del nostro progetto e ci fa capire anche quelle che sono le peculiarità specifiche che noi vogliamo tentare di portare avanti. Per fare questo non mi dilungherò molto sugli aspetti che avete già sentito degli hub, nel senso che come i miei due predecessori hanno detto, hanno già spiegato molto di cos'è un hub. Vi spiegherò un po' da dove è partita la nostra idea progettuale, che ripeto è un progetto, non è ancora partita, non è una cosa che però noi vogliamo far partire, è una cosa che speriamo di far partire con questo territorio. E vi spieghiamo un po' i motivi per cui abbiamo scelto di cercare di lavorare su questo campo. Mega Hub nasce dal lavoro che Cooperativa San Marcanda sta facendo nel territorio con i giovani all'interno delle politiche giovanili di questo territorio da circa 20 anni. E da 20 anni lavoriamo con i giovani nel territorio, ci lavoriamo quotidianamente e da tempo ci poniamo nell'ascolto delle esigenze di quelli che sono i giovani attraverso le attività che facciamo. La nostra attività di animazione di strada, noi siamo una cooperativa tipo A, come era la cooperativa tipo A, quella delle assestante, è cambiata molto nel tempo. Adesso le nostre azioni sono molto centrate alla partecipazione attiva dei giovani e a tutti i progetti che tentano di far attivare i giovani sui territori. Comunque questi progetti ci fanno entrare in contatto con queste persone che in questi ultimi anni ci stanno tutte quante, siano queste persone, questi giovani in situazioni di disagio o in situazioni di agio, ci hanno portato tutti dei problemi inerenti al tema del lavoro e della disoccupazione giovanile. Questi pensieri li facciamo attraverso le attività che facciamo quotidianamente presso l'Informa Giovani di Schio. Questi pensieri li stiamo condividendo da tempo con tutto il servizio che gestisce l'Informa Giovani di Schio. Abbiamo attivato assieme all'amministrazione comunale di Schio molte attività che andavano a curare e a trattare temi del lavoro. Abbiamo attivato Job Club, Job Lab, attività di studio di curriculum specifiche, attività di studio delle competenze specifiche dei giovani, perché sono questo che ci stanno chiedendo i giovani. Abbiamo creato delle conferenze sul lavoro, abbiamo creato delle conferenze su come si apre una startup, su come fare business plan, su nuove attività. Però ci siamo sempre resi conto che manca qualcosa in realtà a questo territorio, manca la parte dopo. Cioè noi a questi giovani possiamo spiegare molte cose, possiamo anche farcelo spiegare dei giovani, però ci manca un contenitore che possa poi far partire questi giovani nelle proprie attività, a svolgere le proprie attività imprenditoriali, a svolgere la propria formazione specifica inerente a queste attività. Le esperienze ci portano a capire alcuni bisogni. Per aiutarmi un po' a spiegarvi quelli che sono i bisogni che noi vediamo nei giovani in questo territorio, lascio un po' la parola ad Elena. Elena è una persona che sta tentando di portare avanti proprio il progetto imprenditoriale da anni, ha vinto anche alcuni bandi di imprenditoria giovanile, ha vinto alcuni bandi anche tramite il CPV, di cui abbiamo parlato prima, però non è ancora riuscita a portare avanti il suo progetto lavorativo per alcune specificità. E adesso sentiamo Elena cosa ci dice. Salve, sono Elena Casentini e il mio progetto lavorativo sarebbe quello di una sartoria su misura, ma anche riammodernamento e cambio stile di abiti dismessi, realizzazione di collezioni a numero limitato, pezzi esclusivi ottenuti da patchwork o assemblamenti di vestiti parzialmente usurati o danneggiati. Ho cercato di realizzare questo progetto cominciando circa 7 anni fa a frequentare scuole di moda, corsi di modellistica e sartoria. Nel 2012 ho partecipato al corso Donne Creano Impresa organizzato dal CPV di Vicenza ed ho vinto il premio come migliore idea imprenditoriale. Nel 2013 ho partecipato al bando Regeneration dell'Informa Giovani di Schio che metteva a disposizione laboratori ad una cifra molto bassa ed ho vinto il secondo premio. Nel 2014 ho registrato il mio marchio a livello europeo.
Anche se ho avuto tutte queste soddisfazioni, il corso al CPV mi è servito per capire che non ho un volume d'affari tale da poter sostenere i costi di una partita IVA. E quindi di conseguenza non ho nemmeno usufruito della vincita del laboratorio dell'Informa Giovani. Gli spazi economicamente accessibili sono un problema, ma è un problema che va di pari passo a quello fiscale, perché di creative e di artigiani che in Italia fanno bellissime cose ce ne sono molti, ma il problema è passare dalla creatività all'imprenditorialità, che è molto complicato ed oneroso questo processo, che comprende comunque aspetti economici, fiscali, legali, di marketing e quant'altro. Quindi oltre agli spazi, se si potesse, sarebbe utile avere una partita IVA condivisa, anche se è una cosa penso molto difficile, una partita IVA condivisa tra artigiani, perché anche se c'è il regime dei minimi per il quale si paga il 5% di tasse sugli utili, rimangono i costi fissi di circa 4.000 euro che comprendono INPS, INAIL, Camera di Commercio e Commercialista. La partita IVA ti dà la possibilità di esporti con i clienti, di vendere a negozi, di dare continuità al lavoro durante tutto l'anno, cosa che invece non puoi fare da hobbista, essendo limitato a vendere in bancherella e in determinati periodi e posti. Oltre a questo rimane comunque l'insicurezza di una persona che si è fatta da sé, nel senso che non sono potuta andare a bottega ad imparare da un sarto, se non per uno stage di tempo limitato, perché gli artigiani difficilmente riescono a sostenere i costi di un dipendente. Le competenze da acquisire nell'ambito sartoriale sono tantissime, ma è difficile il passaggio tra vecchi artigiani e giovani aspiranti tali. Un altro problema dell'artigiano è la solitudine in laboratorio, che potrebbe essere evitata in un coworking. Vi ringrazio per l'interessamento, vi saluto, Elena Casentini. Ho bisogno di spazi, spazi dove poter parlare di lavoro, spazi dove poter sperimentare la propria idea produttiva, sperimentare e capire se la propria idea imprenditoriale può essere valida, trovare della formazione, qualcuno che ti segua nella formazione specifica, che non sia solo una formazione, anche una formazione di marketing, anche una formazione di business plan, ma anche una formazione di condivisione, come diceva Elena, cioè trovare degli artigiani. È bellissimo il progetto che ha spiegato prima l'app di Asolo, quello di trovare quelle persone che magari stanno andando in pensione, che possono fare entrare dei giovani all'interno della propria attività produttiva. Trovare degli spazi, e questo forse è un po' quello che ci discosta dalle altre attività presentate fino adesso, trovate degli spazi dove poter far condividere un'attività di formazione ad un'attività manifatturiera e artigianale. L'idea del nostro hub è che all'interno di questo hub possono partecipare non solo quei giovani che hanno delle idee di servizi, idee innovative, idee creative così spinte, ma anche quei giovani che abbiano come Elena attività e idee di tipo artigianale, cioè quei giovani che hanno idee anche di design compatibile, poi vedremo dopo quelle che sono le attività verso cui MegaHub vorrebbe portare le sue attività e la sua attenzione. Quindi i giovani hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di formazione, come si diceva prima, sia formazione generica, che è quella che abbiamo dato finora nei percorsi che abbiamo tentato di affrontare, sia formazione specifica riguardante le proprie attività. Non è a caso che Elena dice la questione della partita IVA, i ragazzi quasi tutti ci pongono il problema inerente a come gestire poi amministrativamente la propria posizione lavorativa. Hanno bisogno di alcune competenze che possono essere passate da imprenditori, da persone che possono entrare in questa rete di Mega Hub e possono partecipare alle attività. Hanno bisogno di competenze di persone che vengono anche a Mega Hub, bellissima l'idea dell'hub che deve essere condiviso, dove ogni giorno e ogni settimana c'è qualcuno che viene a parlare di cose nuove all'hub. L'hub deve essere uno spazio di condivisione, di apertura, dove tutti possono entrare e portare le loro idee imprenditoriali, ma anche le idee di sviluppo di un singolo settore. Hanno bisogno di condivisione, perché all'interno della condivisione si fanno tutti dei processi che portano un'idea singola a diventare un'idea collettiva, che era quello che ha spiegato bene la persona dell'hub di Asolo.
quei gruppi di lavoro dove io espongo la mia idea e tu che hai un'idea simile alla mia mi dici quali sono i miei problemi e io ti dico quali che secondo me sono i tuoi problemi, la tua idea, e magari insieme ne creiamo una assieme, è l'idea del co-working. Ha bisogno di semplificazione. Questo è un tema specifico che stiamo tentando di sviscerare all'interno del nostro progetto. La nostra idea è quella di provare a creare una scatola fiscale che possa permettere ai giovani che entrano all'interno di Mega Hub, che hanno fatto una formazione specifica, con i quali abbiamo condiviso il progettualità, con i quali abbiamo capito che la propria attività imprenditoriale può funzionare, abbiamo capito assieme ai professionisti, abbiamo capito assieme tra di noi, provare a dare una scatola fiscale che possa permettergli di cominciare a fare il proprio lavoro almeno per un anno all'interno di una partita IVA condivisa. Questo è un tema che a noi sta molto a cuore, ci rendiamo conto che non è un tema semplice da spiegare e semplice da applicare, però questo per esempio a Elena avrebbe permesso di partire con la sua idea e sperimentarsi, sperimentare la sua idea e dopo un anno provare a dire ok, la mia idea funziona, a questo punto esco dal progetto Mega Hub, creo la mia attività, creo la mia partita IVA e ora sono sicuro che questa roba può funzionare. Perché Elena in questo momento non ha i soldi per aprire una partita IVA. E come Elena, tanti giovani, quasi tutti i giovani che si rivolgono a noi, in realtà non hanno queste possibilità. Quindi Mega Hub, in definitiva e in sintesi, è un po' tutto quello che è stato detto prima, e noi non escludiamo l'idea che ci siano delle persone che vengono a Mega Hub ad affittare delle scrivanie, questo non viene escluso, non escludiamo che ci siano delle persone che vengono a portare la propria attività non solo manifatturiera artigianale, ma anche la propria attività di psicologo, la propria attività di architetto, che possa condividere la propria attività di web designer, eccetera, eccetera. Però noi vorremmo porre l'attenzione a quelli che sono quei giovani che hanno delle capacità artigianali che in questo momento non riescono a trovare spazio sul territorio. E principalmente vorremmo tentare di lavorare su alcuni settori specifici che sono i settori che i giovani in questo periodo ci hanno fatto capire sono quelli che loro interessano e su quelli che loro vorrebbero lavorare. Non sono temi, non sono temi che poi non potranno essere rivalutati, sono i temi che attualmente noi vediamo, sono le esigenze che i giovani ci hanno portato. Quindi lavorare sul riciclo e riuso, lavorare sull'elettronica open source, lavorare sul design ecocompatibile, lavorare su servizi innovativi ed agroalimentare, lavorare su servizi web e gestione di rifiuti. Resta fuori anche la questione del turismo e quel bellissimo spunto che ci è stato dato sulla riqualificazione ambientale a partire dalle contrade, delle attività che facevano le contrade. Questa è un'altra cosa che i giovani ci stanno portando. Chiaramente Mega Hub, un'altra specificità di Mega Hub che non ho ancora detto è quella di tentare di mettere anche un luogo produttivo vero e proprio, quindi un'officina all'interno dell'hub, dove i giovani possono realmente poi sperimentare le proprie attività. Non solo un luogo di formazione, ma anche un luogo di produzione. Quindi creare un luogo che sia innovativo anche da questo punto di vista, cioè un giovane viene lì con le sue idee imprenditoriali e la può sperimentare all'interno di Mega Hub. Cercando poi sempre di condividere la propria iniziativa con quello che è il territorio locale, con quelli che sono i mandamenti del Confartigianato, con tutte queste reti che si devono venire a creare, perché Cooperativa Samarcanda da sola in questo progetto può far poco. Può far poco perché noi comunque, come diceva prima il mio predecessore, di cui non ricordo il nome, siamo animatori, siamo educatori, possiamo agevolare dei percorsi che possono portare i giovani a diventare imprenditori e a creare dei co-working. Però non siamo imprenditori, quindi gli imprenditori dovrebbero stare con noi su questo tavolo e ci stiamo tentando già da un pezzo e abbiamo già dei risultati. Quello che ci manca per far partire Mega Hub in definitiva, ok, vabbè, cosa offre Mega Hub? Lo rispiego, insomma, offre attrezzature, offre uno spazio lavorativo, offre attrezzature digitali, spazi di condivisione, spazi dove poter parlare di lavoro a 360 gradi, spazi dove poter fare della formazione, degli spazi dove poter seguire appunto dei percorsi formativi e dei luoghi di divulgazione, e offre dei servizi, scambi con imprenditori del territorio, supporto amministrativo e tutorato e segretariato per ogni singola attività.
Cosa ci manca per far partire Mega Hub? In realtà ci mancano ancora dei partner, nel senso che noi siamo qui a presentare questo progetto che è un'idea progettuale, la stiamo condividendo con voi che siete qua oggi e la stiamo condividendo con il territorio. Nel senso, abbiamo bisogno di partner che stiano con noi e che continuano a ragionare su questo tema dell'imprenditoria giovanile. Abbiamo bisogno anche di alcuni partner che ci dite: guardate ragazzi, state pensando una stupidaggine, questa cosa non va, non funziona. In realtà già da oggi abbiamo sentito che queste attività funzionano e possono essere declinate in alcune nuove, e anche qui è creare delle innovazioni. Mi ha molto rassicurato i due interventi degli hub precedenti, nel senso che mi ha dato l'idea che queste cose comunque sul territorio si stanno facendo. Noi possiamo prendere una strada che sia lievemente diversa, però comunque la base è questa, insomma, e sta funzionando ed è molto importante e i risultati parlano chiaro, insomma. Abbiamo bisogno di un luogo, noi lo stiamo cercando il luogo, volevamo condividere con la platea e anche col territorio la necessità da parte nostra di trovare un luogo che possa mettere insieme questi spazi formativi, questi spazi di scrivania e questo spazio produttivo. Lo stiamo cercando nel pubblico, e lo dico chiaramente, e lo stiamo cercando nel privato, nel senso che vorremmo capire, e non è una sfida questa da parte mia assolutamente, noi stiamo cercando dei partner che seguono con noi questo progetto e che possono semplicemente chiaramente dire quali sono le loro possibilità. Io in questa fase non sono qui a dire il pubblico dovrebbe dare uno spazio al Mega Hub, sto chiedendo se qualcuno avesse idea che nel proprio comune, nel proprio territorio ci fosse uno spazio che può essere uno spazio destinato e può essere destinato a queste cose, se crede nel progetto di farsi avanti, insomma, di parlarcene insieme, di capire. Chiaramente questo spazio poi deve avere delle peculiarità che sono quelle di essere creato e di essere uno spazio innovativo, deve essere uno spazio ricco di contenuti ma anche ricco di strutture e ricco di senso, come si diceva prima. E abbiamo bisogno di risorse non solo economiche ma anche economiche, abbiamo bisogno di risorse da parte del territorio, degli artigiani, delle persone che ci possono dare una mano, abbiamo anche bisogno di risorse economiche. Questo progetto è già stato presentato all'interno di una progettualità alla Cari Verona, alla Fondazione Cari Verona, la quale ci ha fatto capire un interesse di massima, ecco, però dobbiamo ancora capire se questo progetto sarà finanziato o meno. Ci stiamo muovendo all'interno di alcuni bandi europei per capire se questo progetto può essere finanziato o se può trovare alcuni partner europei che lo può far partire. Ci stiamo rivolgendo al territorio per capire se alcuni imprenditori, questi business angel o altre persone, possono darci una mano a far partire questa cosa. L'idea nostra è che vorremmo comunque farla partire, vorremmo comunque non farla partire proprio da soli, nel senso che vorremmo che ci fosse una condivisione grande da parte del territorio, e questo convegno aveva un po' anche questa finalità di capire quello che si sta facendo sui territori diversi del nostro e capire come applicarlo sul nostro territorio. Io non avrei nient'altro da dire, nel senso che quello che è un hub e quello che si vuole fare dentro un hub è già stato spiegato, insomma, ecco, io vi ho tentato di spiegare quelle che sono le divagazioni sul tema che noi volevamo portare. E adesso sarei anche abbastanza curioso se qualcuno di voi ha delle domande da fare, qualcuno pensa che questa sia una stupidaggine, qualcuno pensa che si possa andare avanti, qualcuno, niente, lascerai un po' lo spazio libero alla discussione.